Bari ne ha tanti. Lo chiamano Joao Paolo, ma anche Giampaolo a Rione Japigia, Gio Paolo a Carrassi e Zio Paolo a Bari Vecchia. Ma non è questo il suo vero nome. Senti, come mai ti chiami Joao Paolo, visto che il tuo vero nome è Sergio Donizetti Luis? Questa è una cosa che viene desde piccolo, quando ho iniziato in Guarani, e adesso già si torna un po' famoso. I suoi gol, gli assist, rappresentano meglio di ogni altra cosa il felice esordio italiano. Pochi giocatori come lui al primo anno nel nostro campionato hanno fatto centro per gioco e soprattutto simpatia. Che cosa provi quando segni un gol? Questo è una felicità enorme. Il Bari diventa un po' l'arbitro di questo scudetto. Tu come ti senti? A chi vorresti magari fare un gol con maggiore soddisfazione? Al Napoli o al Milan? Io voglio fare gol in tutti e due. E non lo sa che è difficile, perché Napoli e Milan briga per un scudetto. Noi andiamo prossimo sabato a Napoli e fare un risultato buono e dopo a Milan ainda c'è tempo. Senti, ma a Napoli c'è Carega e Lemao che giocheranno contro di te. Magari fra qualche mese potrebbero giocare con te. Tu ci credi a questa convocazione? Dopo le indicazioni che ci sta dando. Sì, io credo. Perché se fare buona presentazione, questa due partita che è importante, tutta Italia vedere, sì, magari posso andare a selezione. La sua ricetta per vincere la nostalgia brasiliana è a base di orecchiette e rape nella città di San Nicola. E poi, da due mesi, qualche notte in bianco, ma soprattutto tanto tempo a casa col piccolo Anderson. E così, due mesi fa, viene a fare visita questo splendido bambino e Joao Paulo aveva deciso di chiamarlo Joao Paulo II, però avrebbe avuto dei problemi un po' particolari, gli sembrava di pontificare un po' troppo e forse qualche problema con Roma e con la Santa Sede, per cui gli ha dato un altro nome, tipicamente brasiliano, tipicamente meridionale, Anderson. Stanno tutti in Svezia. Perché Anderson? Così, mi piaceva Joao Paulo. E qualche volta lo vedono un po' assonnato a Joao Paulo agli allenamenti, forse perché Anderson non lo fa dormire molto. Sì, non lo fa dormire. Poi quando viene a casa voglio giocare con lui. Quello tempo che c'è per dormire, voglio giocare. Ci posso fare una domanda? Sì. Dove vuole la musica questa settimana?